Il venerdì di Rete 8 è sempre in compagnia della nostra chef Letizia Monaco, che veramente ci ha insegnato a valorizzare le verdure e ci propone ogni venerdì le sue ricette vegane e vegetariane veramente piene di gusto. Ciao Letizia. Ciao a tutti. E devo dire che le sue ricette sono, oltre che molto gustose, anche abbastanza facili da rifare. Quindi insomma provate, perché ne vale veramente la pena. Ma sì, se no in 10 minuti dobbiamo fare cose semplici e rifattibili a casa, no? È vero, assolutamente sì. Allora, oggi che cosa ci prepari? Allora, oggi facciamo dei rosti di patate e barbabietola. Sono delle, chiamiamole frittelle, diciamo, sì, anche se non è proprio corretto. Di solito si fanno soltanto con le patate, noi utilizziamo la barbabietola perché poi verrà fuori un colore bellissimo. Che bello! E l'accompagniamo con un'insalata di misticanza, dei ravanelli, insomma cominciamo a utilizzare un po' di verdurine novelle che si cominciano a trovare, okay, e un pochino di yogurt greco, che volendo possiamo anche omettere, però se non ci piace. Okay. Perfetto, benissimo, iniziamo. Allora, mi armo di guanti perché tinge. Perché la barbabietola giustamente tinge tanto. Ok, quindi andremo a fare tipo delle polpette, Sì, sono proprio delle frittelline, sono schiacciate. Generalmente, come ti dicevo, si fanno soltanto con le patate, anzi va bene anche uno solo forse. Diciamo che si devono utilizzare delle accortezze, quello di strizzare benissimo le patate e anche in questo caso le barbabietole, cioè dobbiamo eliminare il più acqua possibile, e di utilizzare soprattutto patate che abbiano molto amido, perché deve legare. Esattamente, è l'amido che fa da legante, perché altrimenti non si usa uova, non si usa niente. Okay. Noi un pochino per agevolarci e un pochino perché c'è anche la barbabietola che lega poco di suo, mettiamo un pochino di farina di riso nel nostro caso, o anche di amido, okay, o di farina normale. Sai a cosa mi sta facendo pensare questa ricetta? Ora ti faccio fare una risata. Ad una ricetta che ha fatto il nostro chef Antonio Di Giovacchino, ed è una ricetta del Trentino che si chiama tortel di patate. Però lui le frigge, praticamente taglia le patate in questo, tagliano le patate in questo modo, si aggiunge un po' di farina e poi si fanno tipo delle frittelline però fritte. Adesso non so tu se le andrai a friggere. Sì, le cuoceremo in padella con dell'olio, insomma, non proprio fritte. Quindi molto simile, solo che tu hai aggiunto la barbabietola. Lui senza carne l'ha fatto? Senza carne. Un po' di pancetta, non un po' niente? Non c'è messo niente. Nulla. Sta diventando vegano, Antonio. Vedi, lo stai contagiando. Questo colore è meraviglioso. È molto, molto sci, molto femminile questa ricetta. Sì, tra l'altro, insomma, man mano che lo lavoriamo, un pochino di acqua perderà. Quindi aggiungiamo un po' di farina senza grossi problemi. Questa cosa deve essere gustosissima. Io poi, insomma, lo dico sempre e l'ho detto anche nel corso di quella puntata, che adoro le patate, mi piacciono tanto, veramente tantissimo, le mangerei tutti i giorni, a tutte le ore, cioè è uno di quegli alimenti che a me non stanca mai. È una di quelle cose che poi quando si cucina non avanzano veramente mai, soprattutto quelle al forno, mi piacciono da morire, quindi anche questa variante poi con questo colore sono bellissime. Avremmo potuto mettere anche delle patate viola, però siccome tanto la barbabietola già tinge di suo, vedi, è tutto fucsia, quindi bellissimo. Ok, bene, quindi abbiamo mischiato la nostra barbabietola con le patate, abbiamo aggiunto un po' di farina e adesso andiamo a cuocerle, giusto? Andiamo a cuocerle, sì. Allora, in realtà io volevo aggiungere anche un pochino di cipolla, sì, di cipolla fresca. Ah, da un po' più gusto. Sì. Quindi tagliata sottilmente. Tagliamo molto sottile, sì, decisamente sì. Questo è un cipollotto fresco, vero? Sì, sì. Infatti profuma tantissimo. Aggiungiamo anche un pochino di rosmarino. Con le patate. E di menta. Anzi, no, la menta la mettiamo dopo, la mettiamo nello yogurt. Ti dicevo prima che non amo tanto lo yogurt greco, però secondo me preparato in questo modo, abbinato con qualcosa di salato, deve essere buono. Riuscire a mangiarlo così non riesco. Allora, un po' secondo me dipende dalla quantità di grassi che ha lo yogurt greco, perché poi insomma a certi livelli diventa proprio stucchevole. Esatto. Mi sa di formaggio, non mi sa di yogurt, forse perché... Sì. Ecco, per esempio, già quello con la frutta dentro, che poi vabbè, magari non è il massimo, già è più appetibile, effettivamente. No. Così, invece... Sono le poche cose che non ti piacciono. Sì. No, se ho fame, la mangio. Chiaramente. Allora, mettiamo l'olio. Quindi poco di olio. Sì. Un filo. È tipo una cottura alla piastra, praticamente. Sì, diciamo che non è proprio fritto. Allora. Questa cosa già lo so, Letizia, che mi piace da pazzi.
Questo è perfetto come antipasto, ma secondo me anche come aperitivo, come finger adesso food. Adesso facciamo una cosa, perché per compattare meglio utilizziamo le mani. Assolutamente sì, in cucina non si può fare a meno delle mani. Ti rimarrò con le mani fucsia per una settimana. Che fa? Allora. Così vengono anche più regolari. Guarda, quello irregolare lo mangio io, non ti preoccupare. Va bene, fai questo sacrificio. Ok, mi sacrifico io. Poi per l'impiattamento siamo quelli più belli. No, che poi è anche più bello in realtà irregolare, solo che tende assolutamente a... fa difficoltà a compattarsi. Allora, lo copriamo perché lo facciamo cuocere, deve cuocere dentro. Ok. Quindi richiede qualche minuto. Intanto noi ci prepariamo la nostra insalata. Sì. Quindi con lo yogurt greco andiamo a condire l'insalata? No, lo volevo mettere semplicemente di lato. Ah, ok. Perché ecco, poi lo yogurt greco la impappa un po' troppo l'insalata, secondo me. Non sai? L'ho mai provato l'insalata, no. Cioè non ha la fluidità, si deve allungare, okay. Insomma, però non mi fa impazzire, ti dico la verità, il condimento con lo yogurt. Allora, qui aggiungiamo dei ravanelli, ma tu stai a vedere quanto è bello questo ravanello viola scuro? Sì, mai visto così, sempre così. Lo so che non l'hai mai visto. Allora, ce lo andiamo a tagliare sottile sottile. I ravanelli si mangiano con la buccia, giusto? Sì, sì. E anche col germoglio? Sì, questi sono talmente freschi, sì. Mettiamo anche un po' di cipollina fresca? Sì, a me piace nell'insalata. Beh, diciamo che è buona ovunque, poi questa fresca obiettivamente... La fresca è veramente... Allora, intanto controlliamo un po' come stanno questi. Giriamo. Se ne fosse bisogno possiamo anche aggiungere un pochino di olio, magari, che chiaramente aiuta la cottura. Aiuta la cottura. Sì. Perfetto. Allora, noi mettiamo un pochino di sale. Un pochino di olio. Tu non utilizzi l'aceto nell'insalata, vero? Neanche a me. Allora, piace. Non mi fa impazzire, neanche nel senso che io personalmente non mangio l'insalata con l'aceto se la devo preparare per me, ok? Però insomma in alcuni piatti la utilizzo, però non mi viene spontaneo mettere l'aceto, sì, effettivamente, neanche a me, okay? Neanche a me piace. Allora. Se proprio devo scegliere l'aceto, poi mi piace quello balsamico. Sì. Mangiato mai quello di lamponi o di mirtillo? L'aceto? No, deve essere buono però. Sì. Allora noi aggiungiamo anche dei germoglietti, questi sono proprio di ravanello. Oggi è tutto rosa, vedi? Sì, 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 sì. Hai pensato a me, sai che mi piace il rosa. Anche a me. Allora, prendiamo lo yogurt e ci sminuzziamo dentro un pochino di menta. Ovviamente con le mani, altrimenti poi tende ad annuire. Perché ne è talmente poca che... Mettiamo anche un pochino d'olio, così lo fluidifichiamo magari. E questo è semplice yogurt greco bianco. Sì, questo ha un 2% di grassi. Arriva l'odore della menta, mi credi? Sì, è vero. Quanto si sente? Che meraviglia. Ci siamo? Quasi ci siamo. Io aggiungerei un altro pochino d'olio, così facciamo fare la crosticina un pochino più marcata. Letizia, sono pronti i nostri rossi? Sono pronti, eccoli, sono pronti, qui. Li abbiamo schiacciati bene in maniera da farli cuocere dentro, quindi ci siamo. Allora. Ok, possiamo procedere con l'impiattamento, giusto? Ma che bello questo piatto, che bel colore. Brava la nostra chef. Mettiamo un pochino di yogurt. Sì. Se ci piace, se lo vogliamo, se non lo mettiamo, fa niente. Che bel piatto, Letizia, mi piace un sacco, molto colorato. Fashion. Vero? Sì, complimenti. Grazie. Complimenti per questo piatto, rifatelo a casa perché è veramente semplicissimo. Vi aspetto ogni venerdì in compagnia della nostra chef Letizia Monaco. Ciao. A domani.
Alio contiene allicina, che è un naturale antibiotico contro batteri, contro virus, contro funghi. In più è ricchissimo di vitamina C, ha anche delle proprietà benefiche per il cuore.